Teramo torna al gol e torna alla vittoria, sconfiggendo un'altra di rango, la Casertana, che come avevano fatto Salernitana e Cosenza, deve inchinarsi alla più effettiva praticità dei biancorossi. I campani hanno dimostrato di essere grossa squadra, anche se la pressione esercitata ha fruttato veramente poco per gli uomini di Materazzi. In una giornata che ha visto finalmente il grande pubblico sugli spalti del comunale, i gol di Pierleoni e di Bresciani, due esordi alla rete di bella fattura, sono stati due lampi di concretezza, una qualità che i teramani cercavano da tempo per coronare un gioco spumeggiante ma scarsamente risoluto nei metri finali. Il diavolo ha capito la lezione e alle prime due occasioni propizie ha infilato Cardinale, forse più colpevole sul colpo di testa di Pierleoni che sul calcio piazzato di Bresciani. Una gara viva, vissuta con trepidazione ed animosità, una partita divertente ed emozionante, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla fine. La Casertana punta, o puntava, in alto. Lo stop teramano ha aperto grosse falle in quella che era stata la squadra rivelazione della Coppa Italia Professionisti, dalla quale, per onorare il primato nel girone, ci si aspettava una maggiore incisività e che ha impegnato Barboni solo in occasione della rete e nel primo tempo con una conclusione a volo del solito Bonaldi. Poteva anche essere goleada, forse troppo pesante per la Casertana, se Salvatori sul finire non fosse stato colto da Campi nel tentativo di raggiungere un pallone che stava scappando via dopo aver scartato anche il portiere, al termine di una lunga galoppata solitaria nella metà campo avversaria. Ora la classifica si fa interessante per il Teramo, senza mezze misure, come ha detto il presidente De Berardis, o sopra o sotto,